Ma come si fa una terapia breve? Ovviamente non possiamo trovare n consigli che se seguiti alla lettera ti permettono di diventare un terapeuta breve. Come per tutto, per diventare un terapeuta breve ci vuole tanto studio e tanta pratica. Però qualche giorno fa mi trovo con Federico Piccirilli, che è il direttore dell'Istituto ICNOS, la scuola di specializzazione in psicoterapie brevi di cui faccio parte, e parlavamo proprio un pochino delle linee guida, dei consigli che qualcuno dovrebbe seguire per poter diventare un terapeuta breve. Me ne sono venuti in mente 9, sicuramente ce ne saranno altri, anzi, se li vuoi condividere qui sotto nei commenti mi farebbe molto molto piacere, però ho pensato di condividerli qui in questo video. Primo consiglio, per diventare un terapeuta breve, per fare quindi una terapia breve, definisci il problema in termini operativi. Se vuoi che la tua terapia sia breve, devi sicuramente aver bene in mente su che cosa dovete andare a lavorare e su come funziona il problema che dovrete sbloccare. Un modo per fare questo è chiedere dei riscontri comportamentali, tipo che cosa significa che sei depresso, che cosa fai che ti fa sentire depresso, o quali sono le cose che fai e che ti fanno dire che hai bassa autostima, e così via. Numero 2, definisci un obiettivo chiaro. In terapia breve si va sempre per obiettivi, micro o macro che siano, anche se i micro sono i migliori. Quindi nel momento in cui hai stabilito il problema, poi devi definire l'obiettivo. Obiettivo da raggiungere. Attenzione però perché questi due problema obiettivo potrebbero non coincidere sempre. Numero 3, mantieniti sul presente. Punto chiave di tutto, quasi le terapie brevi, è il fatto di concentrarsi sul presente, su come il problema è un problema oggi. È ovvio che tutti i problemi sorgono nel passato, non c'è un problema che viene dal futuro. Però noi dobbiamo capire come il problema sta funzionando oggi, come oggi è un problema per quella persona e quali sono le sue caratteristiche nel presente. Numero 4, mantieniti sull'interpersonale più che sull'intrapsichico. L'interpretazione è una tecnica poco o per nulla usata all'interno delle terapie brevi, specialmente quelle di matrice post-strutturalista. Più in generale si preferisce stare più su quello che la persona fa, che su quello che la persona sente, più su il suo modo di relazionarsi con se stessa, con gli altri e col mondo, che sul suo mondo intrapsichico e sui suoi vissuti interiori. Non si va a fare una interpretazione dei comportamenti in termini simbolici o psicodinamici e si preferisce invece andare a individuare quali sono i partner interazionali disfunzionali. Numero 5. Prendi coscienza del valore pragmatico della comunicazione. Non si può non comunicare, la comunicazione definisce la relazione, le parole costruiscono la realtà, sono tutti concetti che un terapeuta breve dovrebbe conoscere molto bene, sia per usare al meglio la comunicazione all'interno della seduta, sia per rendersi conto degli effetti che la comunicazione stessa ha sulla persona e sulle sue problematiche. Numero 6, permetti alla persona di accedere alle proprie risorse, che in altre parole significa assumere un'ottica person-centered e resource-based, cioè mettere la persona al centro, le sue risorse, le sue capacità, immaginarla come protagonista attiva del cambiamento e non pensare se stessi, i terapeuti, come quelli che faranno la grande magia. Numero 7, tra un po' finisco le dita, no, arriviamo solo fino a 9. Mantieni un ruolo attivo. Lo diceva Jay Ali quando coniò il termine terapia strategica. Il terapeuta breve non è quello che sta dietro il lettino in modo neutrale, se poi questo sia possibile, ma è più che altro qualcuno che invece in maniera attiva si propone di aiutare la persona a sbloccare il suo problema, a uscire fuori dalla situazione che lo fa stare male. Naturalmente lo può fare in diversi modi, facendo domande, osservazioni, suggerimenti, però sempre nel rispetto del vissuto, delle credenze, del mondo rappresentazionale della persona. Numero 8, dai dei compiti, che in parte è una conseguenza del punto precedente. L'idea è che il processo terapeutico non si limita allora all'interno dello studio dello psicologo, ma continua anche nelle 167 ore successive, se vedi il paziente una volta a settimana. Quindi è opportuno dargli qualcosa, dei compiti, appunto, prescrizioni, esercizi, esperimenti, chiamali come vuoi, che si possa portare all'interno dei vari giorni, che permettano di propagare l'effetto terapeutico tutti i giorni della settimana. E numero 9, studia Milton Erickson. Questo non è qualcosa che fai direttamente all'interno della seduta, però sicuramente è qualcosa che dovresti fare se vuoi diventare un ottimo terapeuta a breve. Studiare Milton Erickson è probabilmente imprescindibile. Ecco qui, 9 consigli, 9. Come dicevo prima, la terapia breve non è una scorciatoia, non è un modo per imparare più velocemente a fare terapia, anzi.
È molto complesso, molto complicato studiare per diventare un terapeuta breve e chiede molta applicazione e molto studio. Perciò, se ti interessa diventare un terapeuta breve, rimboccati le maniche, apri i libri, studia tanto, fai tanta pratica, perché per diventare un terapeuta breve serve molto tempo.